Intanto che aspettiamo tua madre, raccontami come va il lavoro e come è andata la giornata all'università. Il lavoro prosegue bene. Ieri è arrivato un nuovo ragazzo, si chiama Gianluca. Fortunatamente non è un caso grave perché è poco che si droga. E all'università tutto a posto, mentre tu al lavoro cosa ti racconti? Ma sì, dai, solite cose. Oggi è andata abbastanza bene. Poi a un certo punto però dalla mattinata dovevo vedermi con un cliente che mi deve dei soldi da gennaio e non mi ha neanche dato nemmeno un euro. Se c'è una cosa che mi fa proprio arrabbiare, sono quelle persone a cui devi sempre correre dietro per avere i soldi. Tu nella tua vita mantieni sempre la parola data e non fare mai il passo più lungo della gamba. Sì, papà, me lo dici sempre. Ah, allora mi trovi pedante? Quando mi ripeti in continuazione queste cose, un pochino sì. Ah, allora beccati questo. No, pagherai questo. Ciao, sono arrivata. Ciao amore, vieni, ciao, ti stavamo aspettando. No, non posso fermarmi. Ma vieni. No, no, devo andare a Milano per una conferenza di lavoro. Mangio un panino sul treno. Ma... no. Ah, ecco. Ciao. Ciao. Mi spiace, dici sempre così, Giorgio. Sei arrivato al limite, non ce la faccio più a sopportare il tuo tradimento. Sapevi perfettamente quali sarebbero state le cause delle tue azioni. Per cui ora diremo tutto a Paola, anche perché dovremo dare una spiegazione al fatto che a breve te ne andrai di casa. Sei brava a fare la vittima, complimenti! La verità è che mi hai sempre giudicato e non ti sei mai soffermata a pensare a quali potrebbero essere state le cause del mio tradimento. Non posso restare, devo tornare al mio lavoro, ciao! Questa danni ormai la nostra vita. Perché adesso sarò io quella no, che ho sbagliato. No, io adesso sono il torto. No! Mi spiace ricordare, caro, che non sono stata io a tradire. Ma non sto dicendo di non aver sbagliato. Però sta di fatto che negli ultimi 2 anni abbiamo passato pochissimo tempo insieme. Prima dei weekend si faceva qualcosa, si stava insieme, andavamo in montagna. Da 2 anni tu sei dedicata solo al tuo lavoro e la nostra figlia sono sparita. Non è assolutamente sì. Vero! Quando è l'ultima volta che hai passato del tempo con Paola? Settimana scorsa l'ho portata a fare shopping. Sei incredibile. Sei talmente presa da te stessa che non ti accorgi di quanto ci manchi. Non evite durante lo shopping quello di cui ha bisogno Paola. Ha bisogno di qualcuno che la capisca, che la incoraggi, che la sgridi. Qualcuno con cui parlare da donna a donna. Per certe cose non bastano le amiche, serve una madre. Ma infatti io ci sono, siete voi che mi siete chiusi nel vostro mondo e mi avete esclusa. Non siamo stati noi le scuse, sei esclusa da sola. E poi, beh, quando è l'ultima volta che abbiamo fatto l'amore? Dimenticato. Per te il matrimonio è solo una questione di sesso, no. Vero? Beh, noto che ultimamente c'è qualcun altro che ti non sta chiedendo di questo. No, io ti amavo, ma non mi sentivo ricambiato. Ora, certo, ti voglio bene, ma non è più la stessa cosa. Mi dispiace, non ho più niente da dirti. Mi amavi! Sai cosa ti dico? Se mi avessi amata davvero, non mi avresti tradita. Sai che non è così, ma con te è impossibile parlare. Pensi solo a te stessa e al tuo lavoro, va, al diavolo. Ascolta, mi servirebbe un aiuto in più oggi perché deve arrivare un calcio urgente. È un ragazzo che hanno ricoverato qualche giorno fa per overdose. Ti puoi occupare tu? Certo, dottoressa, non c'è problema. Grazie mille. Prego. Non ti preoccupare, grazie a noi. Ah, grazie mille ragazzi. Grazie. Ciao. Ciao. Ti ho visto prima e ho notato che hai un bellissimo sorriso. Grazie. Beh, allora ci si vede, ok? Ok. Senti, non è che dopo, quando hai finito, ti andrebbe di fare una passeggiata? Sì, perché no? Io finisco alle 5:30, ci possiamo trovare all'ingresso. Va okay. Bene. Ok. Ciao. Beh, in pratica i miei genitori hanno divorziato quando avevo 10 anni e sono cresciuto da solo. A 12 ho iniziato a rubare per sopravvivere. E a 14 a fumare le gambe.
Insomma, pensavo che il mondo mi stesse crollando addosso, capisci? Sì, capisco. Effettivamente non hai avuto per niente un'infanzia serena. Ma adesso hai la possibilità di riscattarti. E comunque non riesco ancora a capire perché tu abbia iniziato a drogarti. Vedevo la droga come l'unica via d'uscita dal mio mondo schifoso. Insomma, poi non avevo nessuno che mi dicesse che stavo sbagliando. Immagino, io sono arrivata a casa. Grazie mille del bellissimo pomeriggio. Anch'io sono stato molto bene con te. Non è che potremmo vederci anche domani, anche per svegliarmi del gelato che mi